bella gente, come va? Oggi siamo qui riuniti non per celebrare un matrimonio, né tantomeno una comunione, né tantomeno un battesimo, ma siamo qui per parlare di libri! Bravi! Cavolo, siete diventati proprio furboni, eh? Non me l'aspettavo. Dici, ma va, chissà questa di che cosa ci parla. Però oggi facciamo una cosa un po' diversa. Allora, io non mi faccio la solita recensione, no, del libro, che sì, bellissimo, perché poi ci sono io, sono stupende. E no, però questa volta facciamo una cosa un po' diversa. Ci mettiamo anche di mezzo uno spunto in più per voi, poi mi direte, insomma, se vi piace oppure no. No, vi piace per forza, non l'ho fatto io. Allora, facciamo una piccola premessa, perché questo ha bisogno di una premessa. Noi abbiamo tutti, no, una cerchia di amici con cui ci sollazziamo il sabato sera o comunque durante il weekend, giusto? Bene. Non è detto che questi amici siano degli amici in carne ed ossa, giusto? Mi seguite? Ok. Quindi, se non sono degli amici in carne ed ossa, qual è il migliore amico dell'uomo? Sì, no, il cane sì, è il miglior amico dell'uomo, però il cane non parla, poi c'è tutta una serie di cose. No, il miglior amico dell'uomo è il libro. Capisco che detta così sembra un po' una cosa da ricovero, no? Cioè la portiamo via, buttiamo le chiavi del reparto neuropsichiatrico e via, ma no, c'è un motivo. Come possiamo noi, bibliofili incalliti, voi che appartenete alla mia stessa categoria, vi dirò di più, di bibliofili a metà strada fra il mitomane e il compulsivo ossessivo, come trasformiamo i nostri sabato sera alternativi? A meno che non abbiate un buon motivo, insomma, serio, no? Mi avete capito, giusto? E io non ho mai questo buon motivo serio con cui passare sabato sera e quindi lo passo con i miei amici di carta, con i miei amichetti immaginari che poi sono i protagonisti dei libri che leggo. E quindi oggi facciamo questa cosa qui. Io vi faccio una lista di 10 libri, eccoli qua, vedete che carini? Li ho messi anche in ordine di altezza, come sono brava. E vi faccio una lista dei libri, dei grandi classici, perché oggi vogliamo osare, amici, oggi voglio andare oltre, voglio osare sempre di più con voi. Sembro quello delle televendite, vero questa cosa? E quindi vi faccio una lista dei classici, grandi classici, che io ho amato di più in assoluto da quando sono stata capace di intendere e volere in poi, quindi da pochissimo. E poi però a fine video voi intanto mi dite se vi è piaciuto, ma come non potrebbe piacervi? Poi mi dite soprattutto se vi ho dato degli spunti di riflessione o comunque delle idee per i prossimi acquisti. E poi dovete farmi anche voi la vostra lista di libri classiciosi. Classiciosi, neologismo, segna perché non mi torna più. Allora, cominciamo, pronti? Bene. Partiamo con un matto, un folle completo. Boris Vian. Non so se si dice Boris Vian, boh, io non sono brava con le lingue, ciancico poco l'italiano, figuriamoci con le altre. Lo strappacuore. Allora, questo è un libro, un romanzetto, perché poi è anche breve, che io ho amato tantissimo. E quello che ho amato più di tutti di questo autore. Perché? Perché secondo me non ci sta tanto con la testa. Allora, è la storia di tre gemelli, quindi tremelli praticamente. Che sono oddio, Joël, Noël e Citroën. Non so se li ho detti bene, comunque Citroën è giusto comunque, pubblicità occulta. Che vivono una vita esasperante sostanzialmente perché sono soffocati dall'amore di mamma Clementina che pur di proteggerli da tutto e tutto, lì letteralmente arriverà ad ingabbiare questi tre bambini e a considerarli come tre oggetti da custodire gelosamente, da non far in nessun modo intaccare o corrompere dalla società che li circonda. Quindi è un libro di grande tensione molto alta, però è nascosta questa tensione dalla grandissima ironia e se volete anche da un tocco di humor nero che secondo me contraddistingue un'opera così fondamentalmente struggente, insomma. Quindi,
Questo è il primo che vi consiglio. Poi di Boris Vian vi consiglio anche la schiuma dei giorni, perché è molto molto particolare, anche se è leggermente più crudo secondo me. Poi ci spostiamo in Inghilterra con Jane Austen, Lady Susan. Allora, questa chicca qui, che io ho trovato a soli 99 centesimi, tra l'altro edita da Newton Compton, non la conoscevo. A me Jane Austen piace molto chiaramente a chi l'ha letta e a chi già piace sa il perché, l'ironia, le ambientazioni, no? Queste ambientazioni anche medio borghesi che Jane Austen poi deride, no? E qui c'è, ci sono tutti questi elementi classici di Jane Austen, ma in più c'è questa Lady Susan, che è una donna intelligentissima, potente, forte, energica, e che la mette in quel posto a tutti. Semina zizzania, si va proprio intrufolando nelle storie altrui, praticamente come la sottoscritta, e quindi, oltre ad essermi rivista molto in questa Lady Susan, voi capirete, mi è piaciuto moltissimo perché è molto breve e si sente proprio che qui Jane Austen è quasi, potremmo definirla come una femminista anti-litteram, no? Quindi, il mio consiglio per quanto riguarda Jane Austen è Lady Susan. Oh, adesso un tocco, diciamo, diverso, no? Sporchiamoci di giallo. Con Simenon, La pazza di Maigret. Allora, io ho scelto La pazza di Maigret, ma soltanto perché è il primo giallo di Simenon che io ho letto. Io amo incondizionatamente questo autore, perché? Perché non è soltanto, secondo me, un maestro proprio del giallo, insieme poi, vabbè, ad Agatha Christie, insomma, Conan Doyle, poi ce ne sono tanti, però lui ha qualcosa in più. Intanto perché il detective Maigret in realtà è molto più vicino all'uomo normale, no? Non ha quell'impostazione un po' classica, anche un po' pallosa, diciamocelo, perché a lungo andare ci capisci tutto te, di Sherlock Holmes, cioè capisce tutto lui. Lui è molto più umano, è più grassottello, gli piace mangiare, è molto più vicino a noi, diciamo. E poi perché Simenon ha un tocco di letterarietà che secondo me è molto difficile trovare nei gialli classici, che paradossalmente ritroviamo nei gialli contemporanei. Ma io ho trovato soltanto in lui per quanto riguarda l'ambientazione proprio del giallo classico. Quindi Simenon, ma va bene tutto. Oh, adesso, Stefan Zweig. Mi dispiace dirvi che per ognuno di questi autori, cioè non mi dispiace, sembra poi che dici vabbè, perché hai scelto quello e non un altro, però io questi autori li amo quasi tutti. Di Stefan Zweig anche qui io avrei potuto scegliere anche, non so, tipo Paura, Lettera di una sconosciuta, perché so che molti si sono approcciati alla lettura di Zweig attraverso Lettera di una sconosciuta. Però io ho scelto Storia di una caduta, edito da Adelphi, perché? Perché sono due racconti, molto brevi, vedete, sono due racconti in cui ci sono due protagonisti, una dama del Settecento e protagonista un cane, il secondo racconto, in cui secondo me c'è un po' tutto Zweig, cioè si condensa bene lo struggimento per la fine di un'epoca dorata, che poi se volete trovate anche nel suo romanzo più famoso, no? Che è Il mondo di ieri. Però c'è anche tutta quella che è, secondo me, la psicologia di Zweig, che riguarda l'individuo. Perché secondo me Zweig è un autore molto individualista. Dell'individuo. E quindi in questo caso parla proprio di tutto quello che può essere l'orgoglio umano, la spocchia, anche se volete, di questa dama poi del Settecento, che è protagonista del primo racconto, che vede improvvisamente crollare tutte le sue certezze, tutta anche la considerazione e la stima che gli altri avevano di lei, e quindi la cattiveria che si innesca subito dopo questa presa di coscienza. Lui è bravissimo nel delineare proprio i sentimenti umani, quindi io consiglio Storia di una caduta, ma poi fate un po' come vi pare, tanto ndogoio goio, lui è bello sempre. Oh, Magda Szabó, La ballata di Iza. Perché? Allora, a differenza degli altri, non ho letto tutto di questa autrice, dice, oh, meno male, non fai la spocchiosa, brava. Dunque, perché La ballata di Iza? Allora, in realtà poi io ho letto anche L'altra Esther e La porta. Però questo mi è piaciuto in particolar modo, perché?
Intanto la Zabò, la scrittura della Zabò secondo me si contraddistingue rispetto a tutti gli altri. Lei è un'autrice ungherese molto famosa in Ungheria, molto apprezzata, che tra l'altro è scomparsa recentemente nel 2007. Perché mi piace molto? Perché ha una scrittura che secondo me è molto simile, a chi piace, al cinema di Bergman. Direte voi, che ci azzecca la scrittura della Zabò col cinema di Bergman? C'entra. Perché voi, sia nel cinema di Bergman che in lei, troverete una scrittura molto, quindi un andamento molto tranquillo, no? Molto leggero, semplice, e praticamente lei vi accompagna piano piano verso il baratro. Voi non ve ne rendete conto, ma state scivolando lentamente, state andando a picco, mentre lei vi dice con nonchalance tutte queste belle cose. In particolare nella ballata di Iza si parla del rapporto fra madre e figlia, fra Iza appunto ed Etelka, che è la madre. Ed è un racconto, un romanzo talmente sofferto in cui c'è una tensione emotiva altissima dall'inizio alla fine, letteralmente. E comunque questo, sono quasi 300 pagine, non c'è una pagina che io avrei tolto. Io ve lo consiglio anche e soprattutto per chi magari vuole provare a scrivere, per chi volesse, non so, esercitarsi, perché ha una scrittura che secondo me arriva subito al punto, è asciutta e essenziale, ma ferisce ad ogni pagina. Oh, il mio amico Tolstoi. Allora, io qui ho l'edizione in cui c'è sia La morte di Ivan Illich che Padre Sergio. Io consiglio in particolar modo La morte di Ivan Illich perché diciamo che io ho fatto una scelta soprattutto di pancia per questi classici, cioè ho scelto i libri che mi hanno più colpito per tensione emotiva, come vi dicevo prima, perché sono libri proprio per stomaci forti. Alcuni sono veramente veramente crudi. E ho scelto questo perché? Perché a me in particolare poi piace Tolstoi, però consigliarvi Anna Karenina sembrava, non so, banale, che poi tra l'altro a me piace tantissimo Anna Karenina. Voi dovete sapere che io ho comprato la prima edizione di Anna Karenina, momento pubblicità, ho comprato la prima edizione di Anna Karenina, mi sono messa a leggere, sono arrivata a pagina 200 e qualcosa e poi ho scoperto che era impaginato male. Cioè voi potete immaginare la rabbia di arrivare a un certo punto e dire ma a me non tornano i pezzi, certo è impaginato male, vado un po' a ricomprare. Comunque, io apprezzo moltissimo quel romanzo, anche se onestamente lei avrebbe potuto fare scelte diverse, io non mi sarei ammazzata, insomma, tante cose. Però, in tutto questo, vi consiglio comunque Tolstoi e vi consiglierei a questo punto di iniziare con questo racconto che poi anche Padre Sergio comunque ha il suo fascino, però La morte di Ivan Illich è più bello. Oh, arriviamo ad un bel malloppino. Vi state annoiando, no? No. Allora. Oblomov di Gonkarov, anzi Ivan Aleksandrovich Gonkarov, perché qui siamo molto professionali e vi dico tutto. Dunque, perché consiglio questo classico, che è proprio secondo me il classico dei classici, il classico amico del sabato sera, è un classico classicioso. Perché innanzitutto è molto attuale, come tutti i classici, proprio con la C maiuscola. E questo bel malloppino di 500 e passa pagine, una passeggiata, è l'incarnazione, secondo me, dell'uomo moderno, cioè è molto, anzi dell'uomo contemporaneo, è molto attuale. Siete un po' tutti voi, mi ci metto anch'io, la domenica, cioè voi avrete sentito parlare poi di oblomovismo, no? Lo dobbiamo a lui questo termine. Siamo tutti un po' Oblomov anche la domenica nel nostro piccolo, diventiamo un po' protagonisti. Quando proprio facciamo una simbiosi con il divano, non ci vorremmo alzare dal letto, ci alziamo con il pigiama e ci andiamo anche a dormire, beh certo che ci andiamo a dormire con il pigiama, però volevo dire che non ve lo togliete mai per tutta la giornata. E quindi queste 500 pagine raccontano l'inettitudine di un uomo che non riesce a portare avanti nessun tipo di situazione, non vuole lavorare, si stanca anche quasi a mangiare addirittura, e neanche il sentimento più nobile, più bello di tutti, quale è l'amore, oddio più bello di tutti, comunque l'amore, neanche quello lo smuove, ragazzo, diamoci una mossa, manco quello. Quindi, Oblomov, perché è un vero capolavoro. Voi vedete che io sono un po' fissata con i russi, poi con la Mitteleuropa in generale, io sono un po' fissata perché secondo me, sarà che è freddo, scrivono solo, boh, non lo so. Comunque sono bravissimi, secondo me, a delineare, ad analizzare proprio l'essere umano. Quindi io sono un po' individualista, devo dire la verità, quindi batto molto su questo punto. E infatti, poteva mancare fra i russi dei russi il maestro? Ovviamente no. Dostoevskij,
Signore e signori, qui per voi con Umiliati e Offesi. Allora, io ho scelto Umiliati e Offesi perché è uno di quelli che mi è rimasto più dentro, proprio come il libro, come il romanzo di Dostoevsky. Però potete partire anche da Delitto e Castigo, insomma, non è che mi offendo, ecco, se non, basta che qualcosa di Dostoevsky leggete, perché davvero è da uccidere qualcuno che non l'abbia letto. Non so che ho detto, è da uccidere. Boh, vabbè, comunque, dovete uccidervi se non avete letto mai Dostoevsky. Umiliati e offesi perché c'è la figura di questo principe, il principe Valkovskij, che è di una cattiveria assurda e diciamo che si scaglia contro le sue vittime, no? Questi umiliati e offesi, e ne viene fuori un ritratto proprio della cattiveria umana, ma anche della miseria umana più truce, perché Dostoevsky, poi tra l'altro questo è un romanzo che è costruito proprio come il classico romanzo d'appendice, no? Quindi colpi di scena, insomma, è molto anche movimentato, avventuroso poi per certi versi. E Dostoevsky secondo me è proprio l'autore dei relitti umani, cioè dei disgraziati. Lui è l'autore della feccia umana, ma la descrive così bene che alla fine vi sta pure simpatica e dite: Madonna, poveretti, no? Guarda te tutto quello che gli capita. E il maestro, appunto, è proprio Dostoevsky. Quindi Dostoevsky, Umiliati e Offesi. Oh, ci spostiamo un clima più mite, direte voi. Magari con un clima più mite parliamo di qualcosa di un po' più allegro, no? Tra pensare alla primavera, insomma, se io vi dico Francia, voi, no? A che pensate? Francia. Vabbè, ve lo dico io. Émile Zola! Allora, lui è un po' un autore del cuore, perché Teresa Rachene è uno dei miei libri preferiti insieme all'Isola di Arturo di Elsa Morante, che non ci azzecca niente con tutto questo panorama, ma ve lo volevo dire, perché fa un po' figo. Dunque, Émile Zola, io a dire la verità ero un po' combattuta se suggerirvi qualcosa di Émile Zola o di Balzac, perché comunque anche La cugina Bette di Balzac mi è piaciuto moltissimo, Beatrix, Papagorio, insomma ce ne sono molti, però ho scelto questo perché è il primo libro di Zola che ho letto e sono appassionata di naturalismo francese. Quindi questa è la storia di due amanti che fanno fuori il marito di lei e continuano a vivere incuranti di tutto il resto e del fatto che in quella casa ci sia la madre del defunto, proprio dentro la casa del morto, e tocca dei picchi di cattiveria umana che ve l'assicuro vi anestetizzano, cioè ci sono dei passi che sono delle vere e proprie coltellate. Quindi un libro molto crudo ma anche molto bello, ovviamente Émile Zola, Teresa Rachene. E poi, the last but not the least, non so che cosa ho detto, comunque volevo dire l'ultimo, ma non l'ultimo in ordine di piacevolezza, Stendhal, il rosso e il nero. Allora io non so perché accomuno sempre Stendhal alla Austen, che non è che c'entra granché, però li accomuno perché questo libro in particolare un po' di inciucio c'è. A me piacciono i libri con gli inciuci, per me è un classico, se deve sapere anche un po' di inciucio amoroso, no? Sono un po' pettegola. Quindi, nel rosso e il nero, allora, intanto si dà inizio proprio alla stagione del romanzo francese alla grandissima. E è la storia appunto di questo precettore, poi di questo giovane precettore, che si innamora di due donne. Allora, al di là poi della trama in sé, quello che mi è piaciuto moltissimo del rosso e il nero è anche qui una scrittura, perché anche questa cosa io la prediligo, poi mi direte se siete d'accordo. È una scrittura semplice, che non ha niente di artificioso o di arzigogolato, assolutamente no. Perché? Un po' perché, come vi dicevo, poi devo compensare la mia logorrea, quindi mi piace molto una scrittura asciutta in realtà. Si va subito al sodo, all'essenziale, però la trama non oscura per questo un tipo di scrittura che è veramente molto bella e piacevole, che riempie proprio la pagina. Quindi un altro, anzi l'ultimo, dei 10 classici che vi consiglio è proprio Stendhal con il rosso e il nero. Allora, ricapitolando, Stendhal, Teresa Rachene di Émile Zola, Umiliati e offesi di Dostoevsky, Oblomov di Gonkarov, La ballata di Iza di Magda Zabot, Stefan Zweig, Storia di una caduta, Simenon, La pazza di Maigret, Lady Susan di Jane Austen e Boris Vian, Lo strappacuori. Allora, io spero che vi sia stata utile, ma comunque anche se non vi sono stata utile, sono talmente bella e simpatica che insomma, utile sono sempre a qualcosa. E quindi, adesso, spegnete voi, no, il video si spegne da solo tanto. Comunque,
Ricapitolando tutto, vi schiarite un po' le idee e poi mi dite se, innanzitutto, se comprerete qualcosa di quello che vi ho suggerito. E poi, oltretutto, dopo di questo voglio anche sapere la vostra lista, come vi dicevo, dei libri classiciosi. Quindi, vai, scatenatevi, bibliofili, amici miei, un bacio e ci vediamo presto. Ciao!